Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Alessandro. Dopo aver visto il GDVO 2, oggi invece vedremo come effettuare gli aggiornamenti che di volta in volta GDVO mette a disposizione per gli utenti che hanno acquistato questo drone professionale attraverso l'app. Quindi la prima cosa da fare, come vedete il drone compatto, sganciamo, togliamo la protezione del gimbal, ricordatevi sempre, apriamo le braccia, ecco, una volta preparato il drone, apriamo le antenne, quindi accendiamo il radiocomando. Accendiamo il quadricottero. Aspettiamo un attimo il collegamento tra il quadricottero e il radiocomando. Una volta che il drone ha fatto l'accoppiamento, andremo poi a collegare lo smartphone. Quindi inseriamo il telefonino, quindi colleghiamolo. Si apre direttamente l'applicazione, apriamo, il telefonino è inserito, molto semplice, ripeto, a me questo sistema piace tantissimo. Dopodiché, come vedete, una volta che tutto è connesso e aperta l'applicazione, senza far partire l'applicazione vera e propria, qui in alto vedete scorrere delle strisce gialle. Queste strisce, quindi l'applicazione, ripeto, l'abbiamo vista in precedenza, ma comunque qui vi dà anche la disponibilità degli aggiornamenti che ora GDVO ha messo a disposizione. Quindi basterà andare a pigiare su queste strisce gialle. Come vedete abbiamo due aggiornamenti possibili, nuova versione del Flight Controller e la New App Version. Quindi andremo ad aggiornare adesso il Flight Controller. Questo aggiornamento vi dice anche cosa fa, in questo caso ottimizza il flusso di controllo anormale, risolve alcuni problemi di ritorno sul punto e poi alcuni bug vengono sistemati, e quindi fate l'aggiornamento. Vi ricordo ragazzi, prima di fare l'aggiornamento, di avere a disposizione il drone, il radiocomando con le batterie cariche e anche il telefono, perché se si dovesse interrompere il flusso di dati rischiate poi che il drone non vi funzioni più. Quindi facciamo ora l'upgrade. Come vedete vi esce la dimensione dell'upgrade, download. Ragazzi, dopodiché lasciate fare tutto al quadricottero. Naturalmente dopo, in questo caso, che si aggiorna l'FC, il quadricottero fa una serie di lampeggi e di suoni, prima si disconnette e poi si riconnette automaticamente. Non toccate nulla, fate fare tutto al drone. Quindi aspettiamo il download, noi ci vediamo dopo. Una volta terminato il download, lui farà automaticamente l'installazione, dopodiché vi comparirà questa finestra, quindi installazione è avvenuta con successo, ok, sure. Il drone, come vedete, inizia a emettere dei beep. Voi fate fare tutto, ora si è disconnesso, aspettate il tempo necessario, mi raccomando non spegnete o accendete nulla, fate fare tutto al drone, dopodiché lui smette, si riconfigura, si riconnette, aspettate che a poppa si accende nella parte posteriore il LED, diventi rosso e poi successivamente verde. Eccolo qui, come vedete. Ora l'aggiornamento è fatto, come vedete ne è comparso immediatamente un altro, sintomo che GDVO mantiene i suoi clienti aggiornati anche con tutte le applicazioni e i firmware del prodotto che mette in commercio. Questo era tutto per il video di oggi, io vi ricordo di iscrivervi al canale, condividere i video, lasciate un like se vi piace, scrivete sotto nei commenti se avete domande. Vi lascio il link del prodotto sotto nella descrizione del video con relativo coupon di sconto. Io vi saluto e come dico sempre, volate ma volate in sicurezza. Ciao!